Lei deve sentir molto questo tipo di musica. Cos'è che prova? Le dirò che, non so, mi muove tutto dentro. È una cosa molto particolare che non riuscirei a spiegare senz'altro. Ho capito. Ma se ascoltasse un pezzo di Beethoven o di Bach, proverebbe lo stesso tipo di emozione? No. C'è una bambina maggiorenne che tutti chiamano Francesca. Non ha paura di nessuno e sta troppo bene in mezzo alla gente. È una bella preda più che ventenne, anche se a volte vuol farlesca. Amico, te lo sai qual è? Proprio che non gliene frega niente. Hey! Si cuce addosso il suo vestito e gira a piedi perché senza patente. Così che tutto il paese, almeno una volta, hanno scarrozzato Francesca. Successo quando l'ho accompagnata di corsa a scuola di danza del ventre ed incredulo la vidi ballare la danza della ventresca. Ehi, hey, la danza della ventresca. Ehi, hey, pazzesca, guarda come balla sta ventresca. Pazzesca, è diventato un predatore altro che esca. Ehi, 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 ehi. Se non fosse una bambina dispettosa e riverente un po' manesca, sarebbe quel cioccolatino che ballando incanta tutta la gente. Ma c'è qualcosa che col tempo è cambiato nella ventresca. Ballando anno dopo anno è diventata meno impertinente, è molto più seducente. Pazzesca, guarda come muove sta ventresca. Pazzesca, è diventata la danza più richiesta. Pazzesca, la mangerebbero tutti con gli occhi. E non solo. Hey, 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 hey. Unga badunga, unga badunga, unga badunga, tiki tutu tanga. Apriti sesamo, tagliati cipolla, sminuzzati prezzemolo, friggi in una bolla, lunghi tentacoli, con la testa a palla, t'abbracciano ventose aspettando che tu bolla, finché non si balla. Ehi, pazzesca, guarda come bolle sta ventresca.